Se vi ricordate, giusto fino a qualche anno fa su internet girava una frase che diceva: la blockchain è la nuova internet, le criptovalute saranno il futuro. In merito a questo, invece, io dico che adesso, 2021, le criptovalute sono il presente ed il futuro sono i giochi blockchain. Quindi il mondo dei fungible token, degli NFT, ma in particolare di una ben specifica categoria di questi ultimi. Poiché l'utilità più grande che si può avere dagli NFT la ritroviamo proprio se collegati al mondo del gaming. Infatti, proprio se collegati a questo mondo, gli NFT possono essere utilizzati per produrre molteplici fonti di guadagno. In una piattaforma di gioco blockchain, infatti, si ottengono questi NFT che vengono quindi utilizzati all'interno della piattaforma per generare ulteriore reddito, ad esempio nelle sfide con gli altri giocatori, venendo quindi ricompensato per le tue performance. Si possono ottenere degli airdrop, quindi degli ulteriori bonus per il fatto che detieni NFT, ma non solo, perché dal momento che questi asset hanno un utilizzo concreto all'interno della piattaforma, possono anche essere affittati. E se quindi metti in affitto un asset, ottieni una ulteriore entrata passiva. Infine, questi NFT, esattamente come le criptovalute, nel tempo, se connessi a una buona piattaforma di gaming, ecco che il loro valore sembra crescere costantemente nel tempo. Tutto questo, ad esempio, è avvenuto su Splinterlands, di cui ho parlato varie volte sul mio canale, gioco di carte collezionabili che ti consente di ottenere Dark Energy Crystal ogni volta che si vince una partita, oppure quando ci si piazza in delle buone posizioni nei tornei. Ti fa ottenere lo Shard Token, un'altra valuta del gioco che si può sempre cambiare in euro, che ormai ti arriva come airdrop per il semplice fatto che detieni carte collezionabili, quindi NFT. E come io stesso ho mostrato nei miei video, grazie a Splinterlands, ad esempio, oramai, grazie a tutto questo, si riesce quasi a portare a casa uno stipendio e da una singola piattaforma di gioco blockchain, con una spesa totale, per quello che mi riguarda, che è stata di non oltre 250 euro. E questa situazione non si è verificata solo su Splinterlands, ma si sta verificando su tutta una serie di altre piattaforme di cui ho parlato sempre nei miei video, come ad esempio il famosissimo Axie Infinity, i cui asset che inizialmente si prendevano a 10, 20, 30 euro adesso si vendono a 1000, 2000, 3000 euro, o terreni virtuali acquistati a 200, 300 euro che si vendono a 20.000 euro. Situazioni che si stanno ripetendo anche su, ad esempio, Alien Wars oppure CryptoBlades, di cui ultimamente si sta sentendo più parlare. Adesso, per capire come si arriva a questo, è necessario comprendere come funziona più nello specifico una piattaforma di gioco blockchain e soprattutto quali fasi di evoluzione segue. Premettendo però che tutto ciò che dico in questo video non sono consigli finanziari né assolutamente spinte all'investimento, ma sono solo ed esclusivamente dei report che io condivido sul canale in base a quello che è veramente successo. Una piattaforma di gioco blockchain, infatti, tende principalmente a seguire 5 fasi. La primissima è la nascita della piattaforma, il momento nel quale gli sviluppatori cominciano a divulgare ciò che stanno facendo. Di conseguenza puoi vedere il sito della piattaforma, alcuni video ed alcuni gameplay del gioco, però non puoi effettivamente utilizzarla per ottenere asset. In un secondo momento, quindi, la piattaforma diventa attiva, cioè giocabile, e si dice che passa in fase alfa, che è un periodo di transizione, di prova, nella quale i giocatori stessi testano la piattaforma ed eventualmente, se si verificano dei bug, li segnalano agli sviluppatori. In questa fase alfa, spesso non è necessario neanche spendere nulla per poter interagire con la piattaforma e si ottengono molti NFT dalla piattaforma stessa per il semplice fatto che la si utilizza, quindi si gioca. Quando la gran parte dei bug quindi vengono risolti, si passa alla terza fase, quindi la beta, nella quale gli NFT cominciano ad assumere dei valori veri e propri e quindi possono cominciare ad essere venduti, e soprattutto se la piattaforma è stata concepita come genere free to play, memorizza questo termine, si può notare come anche nella fase beta si ottengono sempre tantissimi NFT per il semplice fatto che, come al solito, continui a giocare. Infine, quando tutte le aree fondamentali di gioco vengono attivate,
che riguardano quindi il sistema economico ed il gameplay, ovvero la valuta del gioco, le modalità di guadagno, i tornei, le sfide, le quest e così via. Quando quindi queste aree fondamentali, che sono proprio i mattoni del gioco, finiscono di essere inseriti, infatti di volta in volta ne si aggiunge uno, ecco che termina la fase beta e si entra in quella che possiamo chiamare la fase attiva. Ovvero ci troviamo in quella modalità per la quale il gioco blockchain non è ultimato, perché un gioco blockchain non finisce mai, viene continuamente aggiornato e ci sono sempre novità che di volta in volta si aggiungono, però la sua programmazione per quello che riguarda i fondamentali, i suoi mattoni, è completata. E da quel punto in avanti si potrebbe assistere ad una quinta fase, che non è detto che avvenga, che è la fase di esplosione. Il gioco blockchain si afferma, un sacco di persone cominciano ad iscriversi sulla piattaforma e coloro i quali sono entrati fin dall'inizio si trovano a fare guadagni che non si sarebbero mai aspettati, paragonabili a quelli di uno stipendio italiano vero e proprio. E tutto questo alcune volte senza neanche aver investito nulla, se si è entrati su queste piattaforme già dalla versione alfa. Si tratta dunque di un'attività che, diciamocela, è a tutti gli effetti speculativa, nella quale si ottengono prima degli altri gli asset della piattaforma, oppure comprandoli a prezzi veramente irrisori, alcune volte, per poi rivenderli a prezzo più alto, quindi vera e propria speculazione. Poiché questi asset sono completamente virtuali, a tutti gli effetti non hanno veramente nulla di tangibile, ma possono essere venduti a questi prezzi, poiché le persone che entrano successivamente, presi dalla FOMO, dall'ego, dalla ultima figata, sono disposti anche a spendere cifre incredibili per comprarsi l'eventuale carta un po' più rara o il Pokémon di Axie Infinity, che è diventato più rinomato perché fa più figo. Ora, non voglio dire che fare questo sia necessariamente stupido. Io posso anche comprare un NFT ultra raro che adesso non so costa 10.000 euro, ma lo compro perché quell'NFT so che in un futuro lo rivenderò probabilmente a 100.000, perché comunque ho avuto lungimiranza, quindi ho capito il progetto, so chi sono gli sviluppatori, ne ho compreso le potenzialità e quindi è un acquisto totalmente differente da quello che viene effettuato per la semplice smania o la semplice voglia, diciamo così, di avercelo più grosso. In conclusione di questo, considerando quindi la grandissima rivoluzione con cui abbiamo a che fare e considerando che, per come la vedo io, tutto ciò è il futuro, sarebbe interessante avere report sempre più precisi di quello che accade sulle varie piattaforme di gioco blockchain, sia per quello che riguarda il gameplay che la monetizzazione vera e propria. Infatti, secondo me, l'anno prossimo, il 2022, sarà probabilmente l'anno dei giochi blockchain. Giochi blockchain che, fino all'anno scorso, non se li filava nessuno. Adesso, alcuni titoli cominciano ad esplodere e ne si comincia a parlare, e l'anno prossimo, così come ho mostrato sul mio canale, sono in arrivo dei giochi che hanno praticamente le caratteristiche dei videogiochi stessi, quelli standard a cui siamo abituati. Per fare dei nomi, alcuni esempi sono Guild of Guardians, Star Atlas, Ember's World. Se dunque volete approcciarvi a questo mondo, condividere informazioni, aiutare questo canale ed aiutarvi anche fra di voi, in modo da essere sempre tutti quanti aggiornati su tutto ciò che accade in questo panorama, ho creato un gruppo Telegram dove praticamente possiamo unire le forze. Io infatti posso essere aggiornato sulle novità generali del mondo del gaming blockchain, però non posso essere presente su tutti i giochi. La cosa migliore infatti è focalizzarsi solo su alcuni titoli specifici. E su questo ognuno ha le sue preferenze. Io infatti principalmente gioco su Splinterlands e il tutto il resto purtroppo lo lascio. Sarebbe dunque interessante se ognuno di voi avesse il suo titolo di riferimento, il genere quindi di videogioco che preferisce, e poter dunque condividere la sua esperienza a tutti quanti, in modo da dare anche su questo canale informazioni molto più approfondite e divulgare al meglio tutto ciò anche su dei canali YouTube specifici di ognuno di voi, se qualcuno vuole metterci la faccia. Quindi vi ho lasciato in descrizione il link al gruppo Telegram che ho creato, il titolo del nostro gruppo è quindi Wamit Giochi Blockchain. Per
Per cui, in conclusione, se sei appassionato di gaming su blockchain, vuoi condividere quello che stai facendo, vuoi essere in un'ottica non di competizione, ma di aiuto e collaborazione, allora iscriviti al gruppo Telegram, lì poi parleremo meglio su come muoverci. Buon divertimento e buoni guadagni dal mondo del gaming su blockchain. Ti aspetto.